Parlando di magazzini si parla di distribuzione, ovviamente, abbiamo visto il concetto di nano fulfillment center. Ecco, Massimiliano, dal vostro punto di vista di osservazione privilegiato, direi in questo senso, come vedete il tasso di introduzione? Abbiamo detto, sicuramente siamo indietro rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti, la Cina, però comunque qualcosa si sta muovendo. Come vedete voi l'evoluzione, l'introduzione di queste soluzioni? In particolar modo, se pensiamo a alcune situazioni particolari di grandi città intasate dal traffico, il tema del nano fulfillment center è un tema che comunque impatta anche sui flussi, impatta sui mezzi di trasporto per le merci che devono andare a rifornire questi flussi. Come vedete voi la situazione nei prossimi anni? Ma allora, a livello di adozione, è chiaro che un po' anche quello che ho scritto nella presentazione, cioè bene o male tutti in questo momento sono obbligati ad andare in una direzione, che è la direzione comunque di inserire dell'automazione decentralizzata. Poi, a seconda di quelle che sono le esigenze dei clienti, della dimensione, del volume di ordini, del settore, degli assortimenti, di N situazioni, possono scegliere una tecnologia piuttosto che l'altra, e questo è palese ed è chiaro. Però vedo che c'è moltissimo, moltissimo movimento, credo che gli ultimi soprattutto, sì, diciamo dei primi mesi del 2021, credo che non ci sia un retailer che non stia seriamente guardando a quali sono le migliori soluzioni per andare verso il futuro. E qua ci si scontra, secondo me, con un paio di problemi, che alcuni non hanno una conoscenza chiara nemmeno di quello che in questo momento può essere quel tipo di mercato, quindi spesso magari rischiano di mancare anche dei dati, banalmente. Quindi in più il mondo del studio dell'e-commerce, quello che sto vedendo è che sta evolvendo, e devi anche quindi guardarlo con un occhio al futuro basato su quelli che non tanto sono i flussi odierni, ma quelli che saranno poi i flussi nel giro di qualche mese o qualche anno. Perché se i tassi di crescita effettivamente continuano ad essere questi, è chiaro che una soluzione che magari funziona oggi potrebbe non funzionare bene fra un anno. Quindi è un momento, secondo me, delicato, dove sicuramente i retailer stanno prendendo delle decisioni e bisogna cercare, almeno noi come fornitori anche di tecnologia, poi è chiaro che ognuno tira l'acqua al proprio mulino, però in generale cercare di aiutarli nel prendere le decisioni migliori, che non sono banali in questo momento.